Con la pallavolo alle 18 alla Pala Barton, la Bartoccini Forti Infissi impegnata contro Scandicci ed entrambe le squadre sono a caccia di punti, come ci spiega Luca Pisinicca. In questo palazzetto ci sono dei ricordi bellissimi, 10 anni sono veramente una grossa parte della vita di una persona. Il ritorno di un totem, uno che a Perugia ha fatto la storia della pallavolo al femminile, Massimo Baggolini, attuale tecnico della Savino del Bene Scandicci, avversaria della Bartoccini Forti Infissi alle 18 al Palabarton nel recupero della 15ª giornata. Barbolini contro Davide Mazzanti, amici fuori dal campo, entrambi anche sulla panchina della nazionale. Il calendario li mette di fronte in un momento quanto mai delicato della stagione, dopo l'ottima prova di Conegliano, dove Perugia è però uscita a mani vuote. Per le magliette nere è arrivato infatti il momento di tornare a fare i punti, che mancano ormai da troppo tempo, ma i punti servono anche alle toscane. Quinte in classifica e desiderose di restare aggrappate al gruppo di testa. Insomma, un match dove le motivazioni non mancheranno di certo. Le ragazze di Mazzanti contro la capolista hanno dimostrato una crescita che fa ben sperare sia a livello di squadra ma anche sul piano individuale, con particolare riferimento ad Avelkova e Carcases. Con loro dovrebbero partire dall'inizio sul Taraflex del Palabarton Ortolani, Kulas, Holbrecht, Di Giulio, ex di questa sfida, e Cecchetto libero. In pratica le stesse scelte delle prime due uscite del nuovo anno, ma l'auspicio stavolta è che il risultato sia molto diverso.